E sono impazzito perché ho detto è il senso per cui ho iniziato a fare shorts, perché capita questo tipo nei festival in cui succede in sostanza che vengono premiati quei cortometraggi che hanno il tema sociale più pesante possibile, no? E addirittura una volta mi capitò di fare un neocineasta appena diplomato di una buona scuola romana e vinse anche il concorso, cioè un concorso, vinse un ragazzo di Napoli che aveva filmato suo nonno con demenza senile, malato terminale, tutto. Un momento morto, sì, credo che sia arrivato da vicino, poi magari non lo so, forse però qualche minuto in meno che è morto il nonno, non lo so. Avrete riconosciuto Alessandro Poggi. Quindi il vostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone al problema della disabilità? Esattamente, perché è un tema che ci è sempre stato molto a cuore. E dove andrebbe? Al cinema? In televisione? Beh, guardi, inizialmente nei festival, poi cercheremo di... Sì, ma qualche inquadratura al logo dell'associazione me la fate. Certo, come no. Ora vi mostro quello che abbiamo disponibile. Purtroppo è estate, quindi i pezzi migliori vanno in vacanza. Vi dovete accontentare di quello che c'è. E intanto lo volete con o senza bava? Non è ancora cominciato, grazie a 40 anni, nel senso che non si è forse mai pronti, ma non è neanche mai troppo tardi per iniziare, perché capire, sono sempre un pochino conosciuto un musicista, ed è uno degli armonicisti più bravi che abbia. Io c'ero nel 2013, suonavo l'armonica. E poi ti ho ritrovato attore, non lo sapevo. Non lo sapevo neanche io. Allora, una cosa certa è che da bambino il padre di, un amico di mio padre aveva un cinema di Polo, dove costavo 3 mesi in anno, 2 pause, fino ai 13 anni quando c'era il motorino. Quindi il pomeriggio mi infilavo a gratis. Mi sono quindi fatto un gusto inconsapevolmente e ho cominciato a vedere inconsapevolmente la vita come se fosse un film. Questa sorte, lo stile a me, una fattispecie, mi indirizzò verso altre cose, verso la polizia, cioè la polizia non mi ha mai, non ho preso i penali, però ci sono andato vicino. Abbiamo riconosciuto parte delle auto in sosta, la stessa di polizia, siamo nel pieno dei duri, non è così semplice. Ti ho messo le bombe, la potete sapere, la vedeva anche uno stato di guerra. C'è una fase di passaggio tra l'attore di teatro e l'attore di cinema, cioè devi studiare quanto le differenze ci sono, è la stessa cosa secondo te oppure... Ci sono veramente delle differenze nella recitazione? Ci sono delle differenze. Di voce, nelle sensibilità? Allora, nel teatro devi più marcare la voce, avere un tono di voce comunque teatrale, un po' più che diverso da quello della verità, cioè io dico la verità, cioè non è. Ma in ogni caso devi indossare un personaggio, no? Io non ci trovo questa differenza. Poi ci sono attori che sono più vocati per il cinema che per il teatro. Per me il cinema ti dà l'immortalità, perché se riesci, quando capita che riesci a fare un ruolo molto dignitosamente in un film che rimarrà nella memoria collettiva, che andranno a ricercare poi anche nel futuro gli altri che verranno dopo di te, perché sei rimasto lì. Le produzioni indipendenti, cioè quelle senza soldi, soprattutto nei cortometraggi, si chiamano indipendenti, senza soldi. Ero 6 mesi che non lavoravo, mi ero venduto i mobili, non, insomma. Infatti nel periodo c'è un po' il tema sociale della disoccupazione, però il finale la speranza. È positivo, la speranza è la scriccia di una bella ragazza, dice oh, mi sparo, cambia tutto. E ogni tanto la regista andava in catalessi, lasciava il frigorifero, la girata dietro la fotografia perché dormiva, che dormiva, era proprio in coma, in letargo, che era estremato. Abbiamo una regista in sala che sa cosa vuol dire quando una regista è estremata, un regista insomma. Ma di Enzo. Perché non so. Sì, di Enzo, naturalmente. Lei non si è mai addormentata. Però ti ho visto estremata, Così a terra. No, cercavi di recuperare. No, cercavi di recuperare le energie. Per dirigere un film è una cosa difficilissima, che veramente ti leva tutte le energie che hai. La cosa più importante è la fotografia.
è una cosa importantissima. Ma è importantissima che l'ultimo regista sia. Il regista gli attori vengono pagati, ma chi è che ci mette sempre il produttore? Ah, sì. Perché il produttore deve fare il film, deve fare innamorare della sceneggiatura, deve prendere gli attori e deve venderlo prima di tutto. Certo. Perché il regista va tranquillo, anche se sbagli non c'è problema. Cioè, Federica è stata che si sente di Carlo Verdone, no? Tu hai frequentato tanti set. Sì. Ma Carlo Verdone è bravissimo, sì. Non sbaglia. Va bene, un applauso al prossimo video.